Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare al nuovo corso per neogenitori promosso da BCC Fano nell'ambito dell'iniziativa Banche e Famiglia e dedicato quest'anno ai primi 1000 giorni di vita del bambino. Si tratta di un ciclo di 3 appuntamenti in programma mercoledì 13, 20 e 27 novembre dalle ore 18 alle 19.30 nel salone della Casa della Comunità Don Paolo Tonucci a Fano. Sul tema daranno il proprio contributo 3 professioniste del settore sociosanitario, la psicologa, psicoterapeuta e logopedista dell'età evolutiva Lucia Borchia, la neuropsicomotricista Michela Delli Santi e la logopedista Lucia Pierini. Lucia, qual è l'obiettivo dell'iniziativa? L'obiettivo è quello di parlare ai neogenitori sull'importanza dei primi 1000 giorni. I primi 1000 giorni sono il periodo evolutivo della vita del bambino che va dal concepimento fino a circa i 2 anni di età. È un periodo fondamentale per il neurosviluppo in cui il cervello è proprio plastico, ci sono tante modificazioni, prende proprio una forma e dagli stimoli giusti può fare la differenza nello sviluppo. E abbiamo pensato quindi 3 incontri in cui ognuno di noi parlerà di aspetti diversi della vita del bambino. E quale sarà la prima tematica che verrà approfondita? Io parlerò dello sviluppo emotivo del bambino in questi primi 1000 giorni e mi concentrerò molto sulla relazione di attaccamento madre-bambino, di tutte le relazioni importanti che il bambino incontra anche all'interno della famiglia in questo periodo. E parlerò di questa relazione come sia fondamentale non solo per lo sviluppo emotivo, ma anche per lo sviluppo cognitivo e relazionale del bambino. E ci tengo a precisare che non saranno solo degli incontri teorici, ma ci sarà spazio anche a un confronto e interattività per rendere anche più gradevole la condivisione di questi argomenti. Michela, invece, nel secondo incontro di che cosa si parlerà? Il secondo incontro, che è quello del 20 novembre, si parlerà dello sviluppo psicomotorio, che comprende più aree di sviluppo che si interfacciano tra di loro, che sono oltre a quella motoria anche quella cognitiva, quella emotivo-comportamentale e quella comunicativo-linguistica. Si tratta di un incontro interattivo perché ci teniamo proprio a creare un dialogo con i genitori, e momenti di confronto, e i temi trattati saranno anche quelli del gioco e del movimento e di come andarlo a stimolare nelle varie fasce d'età, perché già da un mese all'altro le cose possono cambiare tanto, quindi è bene dare delle indicazioni anche molto precise. Oltre a questo cercheremo anche di aiutare i genitori a comprendere quali possono essere anche dei eventuali segnali di disagio nello sviluppo, perché questo potrebbe essere molto utile anche per cercare poi un confronto con degli specialisti qualora appunto si verificassero delle situazioni di difficoltà. Passiamo all'ultimo appuntamento, su che cosa vi concentrerete? Nell'ultimo appuntamento, che si terrà il 27 di novembre, cercherò di fornire alle famiglie, ai genitori, le strategie utili per supportare la loro relazione con il proprio bambino. Questo è particolarmente importante per favorire lo sviluppo comunicativo e successivamente per ampliare lo sviluppo linguistico con le prime paroline e la comprensione del linguaggio. Questo avviene naturalmente attraverso il gioco e le routine quotidiane che i genitori possono sperimentare con il loro bambino. Sarà utile poi vedere insieme, individuare quelli che potrebbero essere dei campanelli d'allarme nello sviluppo linguistico e indirizzare poi i genitori, qualora fosse necessario, al consulto con uno specialista. La partecipazione è gratuita per tutti i soci e dipendenti BCC Fano, mentre per i non soci il costo è di 30 euro da versare tramite bonifico seguendo le istruzioni contenute nel modulo di iscrizione online. È possibile richiedere per l'occasione anche il servizio di babysitting.